Fuochi, avanti, fuochi! Get your asses there! Hey! And loose! Keep up! Keep up! Who's in there? They're turning tail! Kingdom Come Deliverance è un gioco di ruolo molto ambizioso che punta a ricreare la vita ai tempi del Medioevo. Ma sarà riuscito a trovare il giusto compromesso tra realismo e divertimento? Scopritelo con noi in questa video recensione. Have you seen them foreign soldiers? The Crow Men? Aye, the Crow Men. Good health, you. Kingdom Come Deliverance racconta la storia di Henry, il figlio di un fabbro nella Boemia all'inizio del XV secolo. Anche se a prima vista l'ambientazione ricorda quella di un qualsiasi gioco di ruolo fantasy, si tratta solo di un'impressione. Osservando attentamente il villaggio di Harry ci si accorge che l'accuratezza storica dello scenario è davvero un fatto concreto. Le case sono spoglie, le suppellettili sono poche e animali e persone vivono praticamente sotto lo stesso tetto. Le strade sono piene di fango e letame e quando si apre un forziere di un ubriacone non ci si trova dentro chissà quale tesoro, ma solo i suoi strumenti da lavoro. Gli abitanti conversano tra loro riferendosi anche ai fatti storici che stanno vivendo. La scrittura è di alto livello e si mantiene accurata anche quando affronta situazioni apparentemente triviali. Complessivamente l'intreccio non è eccezionale, ma poco importa perché in questo caso è la forma del racconto a essere eccellente. Ogni sequenza è contestualizzata a dovere e approfondita grazie a un ricco codice che spiega nel dettaglio i vari aspetti della vita nel Medioevo. Le meccaniche di gioco puntano allo stesso livello di realismo, anche se alcune sono più riuscite di altre. In particolare i sistemi di scassinamento e borseggio sono poco efficaci e difficili da padroneggiare. Con la crescita del personaggio la situazione si semplifica, ma nelle prime ore mettersi a fare i ladri è molto rischioso e solo di rado il bottino vale il rischio. Migliorare la propria furtività può comunque risultare utile, visto che ogni abilità consente di affrontare missioni e situazioni in modo diverso. L'oratoria funziona molto meglio e offre dei risvolti particolarmente interessanti. Si parte con dei semplici dialoghi a scelta multipla, ma si possono sbloccare più scelte facendo crescere il livello di carisma. I dialoghi sono influenzati anche da molti fattori esterni, ad esempio conta molto il rango del personaggio con cui si parla, così come la qualità dei vestiti indossati, la loro pulizia e la fedina penale. Per questo è molto importante sfruttare alcuni servizi locali come i bagni che consentono di darsi una ripulita. È altrettanto importante non andare in giro vestiti come degli straccioni, a patto che non si voglia giocare proprio in questo modo, sbloccando tutta una serie di sottomissioni davvero interessanti. What am I supposed to think up? Le possibilità nelle relazioni sono davvero tantissime ed è interessante notare come gli sviluppatori abbiano pensato a un numero di ramificazioni molto elevato. In Kingdom Come Deliverance, lo sviluppo del personaggio procede attraverso due sistemi paralleli, compiere spesso una certa azione e assegnare dei punti a una delle innumerevoli abilità disponibili. Anche l'efficacia di Henry in combattimento dipende da molti fattori differenti: forza, peso dell'arma, utilizzo di uno scudo, abilità sbloccate, ferite aperte e altro ancora. Per esempio, mangiare rende più forti, ma mangiare troppo può causare una forte indigestione che fa essere più goffi e impacciati. Combattere è complicato e vedersela con più avversari è sempre un rischio. Il sistema è legnoso e poco fluido per una precisa scelta stilistica che ben si lega al resto del gioco. Il sistema di collisioni invece non è sempre perfetto, soprattutto negli scontri a mani nude. La mappa di gioco è molto stilosa ed è utile per sapere dove andare e per i viaggi rapidi. Per percorrere grandi distanze si possono sfruttare dei cavalli le cui movenze sono ben simulate. Ci sono poi tanti altri sistemi, come la gestione delle necessità fisiologiche di Henry, il sistema di cura e di crafting, con quest'ultimo che consente di costruire armi, armature e vestiti. I villaggi sono molto popolati, ma risultano comunque un po' freddi per via dei modelli dei personaggi e dei cicli di vita limitati. La maggior parte dei personaggi passa infatti le giornate nello stesso luogo, ferma sul posto. I caricamenti sono frequenti anche quando si prova a parlare con uno dei personaggi. Nulla da ridire invece per la resa delle ambientazioni, un misto di paesaggi naturali lussureggianti, castelli e piccoli villaggi che riproducono alla perfezione l'epoca rappresentata.
Insomma, Kingdom Come Deliverance è un titolo che funziona, racconta infatti una storia con molte sfaccettature e al netto di qualche compromesso tecnico e di alcuni aspetti del gameplay che non funzionano a dovere, è un gioco che vale assolutamente il prezzo del biglietto. Someone give him a drink and bring hot wine and bandages.